Inaugurato ieri pomeriggio all'ospedale di Pescara, il nuovo acceleratore lineare denominato TrueBeam Varian è il secondo che entra in dotazione dell'unità operativa semplice dipartimentale di radioterapia diretta da Pierluigi Bonfili. Un impianto ancor più evoluto tecnologicamente rispetto al primo già presente, poiché ottimizza l'esecuzione di trattamenti oncologici anche in prossimità di organi o strutture potenzialmente a rischio di tossicità, grazie ad un sistema innovativo di monitoraggio del posizionamento del paziente con un lettino robotizzato in grado di muoversi in 6 direzioni e consente, con una particolare tecnica, il trattamento radiochirurgico di più localizzazioni di malattia in sede cerebrale. La presenza ora di 2 acceleratori lineari per la radioterapia consentirà di aumentare il numero di sedute ad alta specialità di una unità operativa che nel solo anno 2021, pur in piena pandemia da Covid, ha effettuato trattamenti, prima in Abruzzo, per 855 pazienti oncologici, dato destinato a salire con l'entrata in funzione da ieri del nuovo acceleratore. L'inaugurazione oggi di questa grande attrezzatura presso il presidio ospedaliero di Pescara non è altro che un momento che fa parte di quella che è tutta la riorganizzazione dell'innovazione tecnologica nella nostra regione. Basti pensare che col PNR avremo la possibilità di investire 30 milioni, di cui 8 proprio in questa ALS. Questa innovazione è importante e fondamentale, si innesca in un percorso anche di rete. Poi vorrevo anche sottolineare che senz'altro questa innovazione tecnologica porterà anche a una riduzione di quell'energia che noi sappiamo inciderà molto da parte del nostro bilancio futuro. In occasione della presentazione del nuovo acceleratore, ieri i vertici di Regione ASL hanno ringraziato tutto il personale coinvolto nelle operazioni che hanno salvato la vita al giovane Jelfri, colpito da alcuni colpi di pistola domenica scorsa in un ristobar di Piazza Salotto, e quindi le squadre di 118, pronto soccorso, chirurgia toracica e vascolare, anestesia, neurochirurgia, blocco operatorio, radiologia e laboratorio analisi.